Signori, buongiorno, ben ritrovati a esecuzione del 7 maggio 2021, ore 11:10:38, invito il dottor Manfredi a chiamare la sua, grazie. Signori, buongiorno, ore 10:38, 7:05:21, appello, Maraventano. Assente. Aresu. Presente. Cannella. Assente. Di Muli. Consigliere Di Muli, si sente male l'audio. Buongiorno a tutti. Sì. Nona. Presente. Pernice. Presente. Sino. Buongiorno. Presente. Ovviamente. Tutino. Consigliere Susino. Cannella presente. Cannella presente. Tumbarello. Valenti. Presente. Susino. Sì, eccomi. Sì, la sentivo. Dottore, buongiorno, sono qui. Buongiorno. Dottore Manfredi. Presente. Tumbarello. Assente. Allora, uno, due, tre, presenti 8. Postata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori consiglieri Susino Pernice Nona. Mi sentite bene? Sì, ora sì. Sì, ora sì. Perfetto. Però c'è un ritorno di microfono. Lo sento anche io, però non so da cosa è dovuto. Se posso cambiare uscita audio nel frattempo. Quindi scrutatori, Nona, Pernice, Susino, per favorevoli contrari. Presenti 8, approvato all'unanimità. Dottor Manfredi? Sì. Va meglio? Ora sì, un po' meglio. Ora è un po' a tratti, non c'è più il coso però. No, si sente a scatti. Allora, continuiamo intanto con le comunicazioni del medico, perché vi sento benissimo. Va meglio? Sì, ora va meglio. Sì, vi dicevo, domani, come già detto ieri, come già l'avevo comunicato ieri nel gruppo, abbiamo avuto l'ufficialità, alle ore 9 si comincia il rifacimento della ringhiera al Peter Pan. Si aspettavano alcuni ok sul tempo, insomma sulle nuove ordinanze e soprattutto sul materiale, perché un grosso imprenditore è di Palermo, di Maria Colori per intenderci, ha avuto il piacere, ha contattato direttamente noi, quindi nessuno l'ha cercato, donerà in tutto quello che riguarda la parte del colore. Quindi con l'associazione Retate siamo rimasti, che chiaramente pettorine, guanti, pennelli, insomma tutto quello che manca verrà acquistato con i fondi che abbiamo raccolto noi, gli assessori, quindi la giunta e comunque altri privati che nel frattempo hanno fatto donazione. E tutto quello che rimarrà insieme concorderemo il da farsi sull'asilonido Peter Pan. Ci ha anche contattato un gruppo di ultra del Palermo, la Curva 12, e dicendo che sposano il progetto loro e hanno il piacere di regalare la tinteggiatura del muretto perimetrale della scuola Peter Pan. Sappiamo benissimo che il progetto iniziale era quello solo del rifacimento della ringhiera e del portone, quindi la parte in ferro.
siccome comunque abbiamo avuto veramente tantissima solidarietà, sia in termini di numeri di persone che in termini economici e comunque di materiale, in questo caso quindi decade comunque il primo accordo che abbiamo preso con un'altra ferramenta dove si offriva di darci tutto a prezzo di costo, che comunque sarebbe stato già un buon risparmio. Ora addirittura la ditta Di Maria invece donerà gratuitamente tutti i colori necessari alla tinteggiatura, quindi gli smalti, e quindi sicuramente rimarranno dei soldi, è chiaro che rimarranno dei soldi, sono già nel conto corrente dell'associazione Retech, quindi anche quelli che abbiamo donato noi, ma siccome il progetto è nato insieme a noi, comunque l'abbiamo creato noi, siamo rimasti col presidente nella persona di Marco D'Amico, che una volta ultimato tutto il lavoro si vedrà la cifra che è rimasta, quindi sul conto corrente, e si deciderà cosa comprare, chiaramente sempre per l'associazione, per la scuola Peter Pan, quindi sicuramente opteremo per qualche arredo da giardino, per qualche gioco da giardino, per laddove è possibile ripristinare parti di scuola lo faremo, quindi eventualmente condizionatori, insomma, poi si vedrà cosa si potrà fare, quanto rimarrà e cosa potremmo fare, anche perché purtroppo sappiamo benissimo che ad oggi, non mi stanco mai di dirlo perché è una cosa che veramente mi ha fatto tanto male, ad oggi l'accordo quadro per la manutenzione a scuola è saltato, quindi se possiamo dare una mano sia in termini di uomini che in termini di economici sicuramente la faremo. Quindi comunque domani alle 9 si inizia, quindi quanti di voi volessero partecipare, io sarò là, subito dopo verrà l'assessore, ci sarà un momento istituzionale, io me lo farò chiaramente tutto da lavoro perché vado là per lavorare, non per fare nel vicepresidente, nel consigliere, che sia chiaro. Quindi quanti di voi vogliono partecipare, siete tutti benvenuti. Buongiorno vicepresidente, io sono appena entrata, volevo chiederle se è necessario portare i pennelli da casa o se ci saranno pennelli per tutti. No, ci sarà tutti, ci saranno guanti, pettorine, ci saranno chiaramente le mascherine, poi se ognuno di noi vuole portare il suo dispositivo personale di protezione individuale, quindi se la mascherina dice no, io uso la FFP3 o uso la NBC, si porta okay, quella, okay. Chiaro, giusto. Quindi assolutamente. Domani mattina alle 9 davanti alla scuola Peter Pan. Mi ricordo il nome dell'associazione. Sì. Retate. Retate. Quindi Retache con la K. Retache con la K, perfetto. Ok, grazie. A voi. Poi comunque sia domani quando si inizierà capiremo quante persone, non quante persone siamo perché sono sicuro che la partecipazione sarà massima, sarà veramente tanta, quante persone però possono lavorare, perché comunque sia anche se non siamo più in zona rossa, comunque sia il distanziamento e tutte le misure anti-Covid li dobbiamo mantenere, quindi dobbiamo capire quante persone contemporaneamente possono lavorare, e se manca materiale, ripeto, siccome al momento i fondi ci sono, che comunque di quelli che abbiamo raccolto, chiaramente i fondi ci sono, quindi non ci stiamo niente ad andare a acquistare o il pennello, insomma quello che manca direttamente domani, cioè valutarlo domani. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Sì, presidente, io. Prego. Presidente, ascolti, io questa settimana ho visto, mi sembra, se non erro, l'associazione di Antonietta Fazio che carteggiava la ringhiera, diciamo, all'interno vicino dove c'è la stradellina, se non erro, infatti erano una decina di ragazzi che carteggiavano. Allora, lei poco fa ha detto che c'è questa associazione, come si chiamava l'associazione che ha preso, diciamo, che sta... Retate. E che c'entra l'associazione San Giovanni Apostolo che è andata a carteggiare là la ringhiera? Allora, ripeto, quando mi ha contattato circa due mesi fa l'associazione Retake,
dicendomi che avevano intenzione, loro fanno ripristinano panchine, infatti dico letteralmente retec significa appunto riprendere, quindi panchine, fermate autobus, quindi tutto quello che è il pubblico e che è deteriorato e che magari l'amministrazione o gli enti di competenza non possono far fronte al momento, e quindi loro in termini di associazione colorano e riprendono tutte queste di qua. Avevano intenzione di fare qualche cosa nella Sinonido Peter Pan. Io ho avuto l'idea e gliel'ho detto, ci siamo visti sul posto, ho avuto l'idea, gli ho detto: Marco, guarda, Marco D'Amico, il presidente, gli ho detto: secondo me sarebbe bello fare una cosa che abbraccia sia la scuola che il contesto. Quindi l'unica cosa che mi può venire in mente, e tra l'altro sarebbe competente nelle vostre opere, perché loro addirittura avevano pensato o di pulire, perché pulisco anche la spiaggia, fanno anche questo di operazione, quindi non solo la tinteggiatura, sono stati tante volte nelle spiagge di Mondello, di Ferracavallo, dove sono andati a raccogliere rifiuti, fanno veramente un bellissimo lavoro. Io, piuttosto che pulire una strada dove già ci possiamo arrivare con l'arrappo, con la reset, infatti così è stato fatto, secondo me sarebbe bello fare una cosa che ad oggi sicuramente in termini di uomini ed economici è impossibile fare, che sarebbe la ringhiera, sappiamo tutti che è data, c'è tanta ruggine, veramente non è idonea a bambini piccoli, e comunque sicuramente, però considerando la posizione, attiva il microfono per favore, il suo. Grazie. Quindi secondo me sarebbe un buon segnale fare la ringhiera con dei colori, quindi siccome la ringhiera è bella, quella del Peter Pan, perché comunque sono tutti dei cilindri di 3-4 cm per 3 metri, quindi potrebbero anche sembrare delle matite, quindi farle colorate, scegliamo chiaramente 5-6 colori principali e si fanno tutte colorate, e dà un segnale anche che sappiamo benissimo che l'arcobaleno, che i quattro colori principali, i tre colori principali, i due secondari più importanti compongono anche l'arcobaleno, e quindi con esso il simbolo della pace, quindi secondo me sarebbe una buona iniziativa. Voglio ricordare che questa associazione Retec è all'interno del comitato educativo, quindi quando abbiamo concordato di fare questo, il primo passaggio che si è fatto è informare tutte le associazioni del comitato educativo, e io stesso ho mandato un messaggio anche nella chat. È stato inviato ad ogni compagno, ad ogni associazione, un invito a partecipare. E l'associazione San Giovanni Apostolo è stata il prima a rispondere. Dice: noi siamo nel territorio, abbiamo i ragazzi, ci sono stati i ragazzi, quasi il 90% dei ragazzi che noi oggi abbiamo un po' più grandi hanno frequentato l'asino di Peter Pan, ci sono figli di ragazzi, perché comunque all'interno dell'associazione San Giovanni Apostolo ci sono anche genitori di bambini piccoli, quindi vogliamo partecipare anche noi. Quindi l'associazione San Giovanni Apostolo c'entra in questo, consigliere Nona, è presente nel territorio ed è un membro del comitato educativo, quindi che ben venga come l'associazione San Giovanni Apostolo. Guardi, anzi le dico una cosa, all'interno del comitato educativo ad oggi non mi risulta, non vorrei sbagliare, quindi lasciamo un pochino il beneficio del dubbio, non mi risulta che nessun'altra associazione abbia risposto o ha voluto partecipare a questo progetto a parte l'associazione San Giovanni Apostolo. Quindi io non mi sento che fare un grande applauso all'associazione San Giovanni Apostolo. Siccome il segnale è che domani, no, il segnale, c'è stato il brutto tempo, c'è stato l'emergenza, la zona rossa, quindi abbiamo postdatato di gran lunga, perché si doveva iniziare la prima settimana, il primo fine settimana utile subito dopo Pasqua, abbiamo dovuto chiedere e ottenere autorizzazioni, erano scontate, che sarebbero state positive, ma comunque l'abbiamo dovuta avere dall'assessorato scuola, è chiaro, perché comunque la scuola non è nostra, comunque è chiaramente è comunale, quindi comunque ci hanno dovuto avere l'autorizzazione, e qualche giorno si è perso, nel frattempo la zona rossa. Domani secondo me già è passato più di un mese da quel famoso fine settimana, quindi da domani alle 9 si comincia a dipingere, quindi per cominciare a dipingere ci vuole una preparazione, altrimenti se noi domani ci dovremmo vedere là per iniziare a carteggiare, a fare la preparazione, sono sicuro che lei sa cosa significa dipingere, perché come a me si dedica spesso al bricolage, quindi ci vuole una preparazione per arrivare domani pronte a cominciare a dipingere. Quindi con l'associazione San Giovanni Apostolo nel frattempo questa
questa settimana che è passata, ha avuto la disposizione, ha avuto il tempo, ha avuto a disposizione i ragazzi, ha avuto del tempo. Tra l'altro l'associazione San Giovanni Apostolo, voglio ricordare che c'ha anche, oltre ai ragazzi facente parte dell'associazione, anche i messi alla prova, quindi coloro che per reati, insomma, chiaramente per reati non colposi, ma comunque neanche gravi, ci mancherebbe, sono stati condannati a dei lavori socialmente utili, a delle ore socialmente utili, quindi comunque quale meglio occasione per farli intervenire in una scuola che è stata vandalizzata. E oggi è veramente, dalla scuola Peter Pan dobbiamo ripartire per rinascere il quartiere San Giovanni Apostolo, quindi quello è stato per noi, almeno io lo reputo, il punto d'inizio. Quindi sappiamo cosa c'è dietro, oltre alla scuola, cosa abbiamo fatto, cosa faremo. Da là è scaturito anche l'intervento del prefetto, del questore, per la cessione del campo della villetta Peppino Impastato. È una richiesta nostra, uno dei 5 famosi punti, che è la dislocazione di un servizio sociale, sta andando avanti su nella postazione San Giovanni Apostolo. Quindi quale meglio occasione era per ripartire dal Peter Pan? Quindi questo è, quindi chiaramente i messi alla prova, visto che fanno tanto veramente per riscattarsi di qualche crimine che hanno commesso, erano a disposizione. L'associazione San Giovanni Apostolo dice: ma non c'era solo l'associazione San Giovanni Apostolo, anche i ragazzi di Retake, qualcuno che era più libero è andato a fare la preparazione. Quindi questo c'entra, consigliere Nona, perché cosa la che dubbio destava questa, la presenza dell'associazione San Giovanni Apostolo, consigliere Nona? Sì, presidente, mi sentite? Non bene, malissimo. Presidente, mi sente? Sì, ma niente, io volevo sapere questa cosa. Poi un'altra mia comunicazione, presidente. No, non so se è mio il problema, dottor Manfrele. Prego di chiedermi conferma se sono io che non sento, è il problema del consigliere Nona. Mi sentite? Io lo sento a tratti. Mi sentite a me? Quindi. Mi sentite? Ora sì, bene. Niente, sì. Allora, presidente, no, gli voglio dire che io ho fatto una mozione per quanto riguarda le panchine per il Peter Pan, se lei si ricorda benissimo. Però queste panchine, siccome si parlava che giustamente che giustamente si fa tutto il diciamo il ripristino di tutta la scuola, di tutti questi lavori, se si doveva informare con il comune o con con Villa Giardini, se avevano delle panchine, così diciamo si mettono pure fuori e si piazzavano fuori queste panchine. Certo, ha dato una bella idea, perché noi possiamo fare che domani, che ci sarà appunto anche l'assessore Giambrone, gli possiamo chiedere se comunque anche malconce, anche deteriorate, insomma anche delle brutte panchine per regalarci, da donarci. No, a noi chiaramente, davanti alla scuola, ne approfittiamo anche di questa bella iniziativa, le possiamo fare lo stesso colore della ringhiera. Poi un'altra... è una bellissima idea, quindi sì, vabbè. E poi un'altra cosa, presidente, è per così come hanno tolto, specialmente in davanti alla scuola Peter Pan, il palo della luce, e a che siamo pure qua, vabbè, non lo so. Sì, a che siamo qua domani ne possiamo parlare, dico, perché non è questo il contesto, ma ne possiamo parlare, ci mancherebbe. Io comunque rimango ancora titubante della sua domanda, o comunque anche il modo in cui l'ha posta, perché veramente mi lascia dei dubbi quando mi dice cosa c'entra la stazione San Giovanni Apostolo con questo tono, che poi alla Siccome io con l'associazione, sì, San Giovanni Apostolo abbiamo un po' di attrito, giustamente con la signoressa Antonietta Pasco. No, siccome lei ogni volta quando fa una cosa sembra che tutto che fa tutto lei, è tutto che fa tutto lei nel quartiere, fa tutto, organizza lei. Noi non esistiamo completamente come consiglieri, noi non facciamo niente, fa tutto lei, e mi dà a me questo fastidio, presidente. Lei lo sa come la ragione. No, questo ognuno di noi è responsabile. Allora, consigliere, no, sono, guardi, fatti che riguardano lei e non so chi, sono quindi fatti personali, e la prego di non menzionarli in una seduta istituzionale.
Io devo essere sincero, è all'interno oltre a me di questo consiglio, quindi pregatemi, cioè vi prego di smentirvi se lo sto dicendo vero. Veramente, secondo me, l'associazione San Giovanni Apostoli, noi, perché a me, ha un grande punto di riferimento a livello istituzionale. Antonetta fino a ieri mi ha chiamato, mi chiama, mi chiede consigli. Ma infatti chiama solo lei, ma chiama solo lei Antonetta Fazio, perché ci consigliere non ci chiama nessuno. Non chiama solo me perché la consigliera Tumbarello forse la chiama più di me, vero consigliera Tumbarello? Al consigliere Valenti mi risulta che c'è anche un punto di riferimento. Consigliere Valenti, è vero o sto dicendo cose non vere? Consigliere Tumbarello e consigliere Valenti, sto dicendo cose che mi sono inventato? Signor Presidente, io il suo intervento perché vorrei intervenire. Va bene, allora puoi fare il suo intervento. Quindi la prego, consigliere Nona, l'associazione San Giovanni Apostolo però merita tanto rispetto, e merita tanto rispetto, consigliere Nona, perché è l'unica associazione che veramente lavora nel territorio, e tra l'altro senza strumenti, perché l'anno scorso ci sono state due grosse gare, due grossi bandi a cui partecipare, e l'associazione San Giovanni Apostolo è stata esclusa, addirittura su 20 massimo che poteva prendere sulla territorialità ha preso 5 punti, consigliere. Questa è una cosa indegna, io la considero indegna per uno che fa un lavoro presente nel territorio da sempre e lotta, e lo sappiamo che lotta, perché lotta da tutti i fronti, perché tanto è vero che è stato attacco più volte di atti vandalici, di furti, di minacce e quant'altro. Quindi secondo me l'associazione San Giovanni Apostolo all'interno del quartiere San Giovanni Apostolo fa un lavoro ineccepibile che nessuno lo fa alla pari. Poi se voi avete degli attriti, cose, questo è un problema vostro e mi dispiace, ma io ripeto, come ha chiamato me la signora Antonetta Fazio più volte, sono sicuro, anche perché spesso abbiamo fatto i sopralluoghi assieme, spesso ci siamo interessati assieme con la consigliera Tumbarello, è successo anche col consigliere, spesso col consigliere Valenti, quindi non, il fatto che lei mi crede, il fatto che l'associazione San Giovanni Apostolo nella persona di Antonetta Faccio pensa che le istituzioni e che comunque soprattutto il consiglio di circoscrizione non è presente nel territorio è una sua impressione, consigliere Nona. Le posso dire che è veramente una sua impressione. No, per lei sì. Hai capito? Va bene. Presidente, io faccio intervenire prima la Tumbarello perché vorrà replicare su questa cosa. Io non voglio replicare, voglio fare un altro io ho stretto la mano, però lo faccio anche dopo la Tumbarello. Ma per un'altra cosa, Presidente, sempre sul campo della scuola, ma non sul Pirattano. Va bene, prego, voglio fare un barello. Allora, io devo dire che obiettivamente dopo 4 anni di consigliatura sono davvero stanca di sentire accuse nei confronti della persona di Antonietta Fazio, che a detta del consigliere Nona ha un unico, diciamo, paga l'essersi candidata con Sinistra Comune nel 2017 senza peraltro essere stata eletta. E questo porterebbe il consigliere Nona a dimenticare tutto il lavoro che la presidente dell'associazione San Giovanni Apostolo porta avanti da 30 anni su un territorio in cui purtroppo, ahimè, questo poi diciamo ognuno si interroghi e si dia delle risposte, non sono state sviluppate altre realtà associazionistiche che abbiano fatto un lavoro così importante e significativo sul territorio. Io non ho bisogno che che Antonietta Fazio mi chiami, sono io a chiamarla, perché io riconosco e do appoggio alle associazioni che lavorano nel territorio, ancor più in un territorio, diciamo, difficile e per troppo tempo dimenticato dalle istituzioni come San Giovanni Apostolo. Quindi, francamente, devo dire la verità, sono davvero stanca. Sono 4 anni che sento sempre gli stessi discorsi. Una condanna continua a una donna che si spende per i figli del San Giovanni Apostolo e che viene ancora crocifissa dopo 4 anni solo perché, peraltro, anche a detta sua,
diciamo, essendosi pentita di essersi candidata. Quindi non si può crocifiggere una donna che lavora attivamente e che promuove cultura, cultura di legalità insieme alla scuola. Qui non c'è un colore politico. Se un'idea è buona e un'azione è buona, si appoggia a prescindere dal colore politico. Questa dovrebbe essere la logica della nostra azione politica territoriale ogni giorno. Consigliere Tommarello, come la conosco io, la faccia finire per favore. Io non riesco, a parte che diciamo non rientra nell'ordine del giorno e stiamo un po' uscendo dai lavori. Non però, posso fare un verbale che sembra un verbale di tribunale, scusate. No, però dottore, io prego, vorrei che le mie dichiarazioni fossero messe a verbale. E allora me le fate avere e io le riporto a verbale, perché qua è cioè, stiamo parlando di una cosa che non ha niente a che vedere con i lavori d'aula al momento. No, però ha a che vedere col territorio e quindi credo che sia importante invece che rimangano scritte, quindi sarà mia cura farle avere in mattinata. Grazie. La mia dichiarazione. Quindi personalmente il mio intervento in realtà inizialmente voleva essere di plauso per l'ennesima disponibilità dell'associazione sul territorio, che ha offerto i locali dell'associazione per poter effettuare le vaccinazioni per gli over 60. È l'ennesima dimostrazione come quando si vuole stare a disposizione del territorio si ritrova sempre e solo l'associazione San Giovanni Apostolo, che dovrebbe essere sostenuta ogni giorno, soprattutto da chi abita il quartiere. Ho finito. Grazie consigliera Tumbarello, solo per concludere, in più ho dimenticato a dire che l'associazione San Giovanni Apostolo, quando abbiamo parlato appunto di questa iniziativa, quando mi ha contattato proprio Antonietta Fazio, mi ha detto: Roberto, sappi che noi abbiamo un fondo, è nostro, quindi non ho di soldi statali, soldi loro, raccolti da loro per la manutenzione, e siamo lieti di donare una cifra che tra l'altro era molto alta, perché era la stessa cifra che abbiamo donato noi intero come consiglio di circoscrizione, quindi sapete ognuno di voi di cosa stiamo parlando. Io ho detto: Antonietta, ne terremo conto, però un attimo in stand by, perché significa se abbiamo necessità sappiamo che possiamo contare su questa cifra, vediamo se ci arriviamo su altri canali, perché significava levarli ai ragazzi che comunque si occupano della manutenzione dell'associazione. Mi dispiace che ancora si parla di quel fattore politico che tra l'altro io avevo dimenticato, e forse in realtà, cara consigliera Tumbarello, non lo sa nessuno, ma lo posso dire. Dottor Manfrei, chiaramente mi scusi, ma oramai è chiaro che la devo completare, perché io non ci avevo neanche pensato alla candidatura di Antonietta Fazio, e in realtà io ero legittimato a pensare a questo problema politico, a questo discorso che ha fatto male la sua candidatura, perché sono tutti i consensi che ha levato me, perché io ero, lei mi ha chiamato chiedendomi scusa, chiedendomi il permesso, io ho detto, perché ero io il candidato di Antonietta Fazio alla circoscrizione. Io ho detto: Antonietta, magari avessi un componente all'interno del consiglio circoscrizionale come te, quindi che ben venga la tua candidatura, anche, anzi se potrò ti darò una mano, quindi io da candidato. Quindi mi dispiace che ancora si fanno questi discorsi non da Prima Repubblica, ma perché non neanche possono essere considerati da Prima Repubblica, ma forse ancora prima, veramente, perché mi fanno solo male. Come dice la consigliera Tumbarello, l'associazione San Giovanni Apostolo è l'unica che continua a persistere nel territorio, perché in realtà le altre associazioni che erano presenti e che ancora sono presenti nel territorio non hanno fatto altro che entrare nel comitato educativo, cercarmi e chiedere consigli su come avere appalti, come avere fondi e come avere altro che non ha niente a che fare con quello che fa l'associazione San Giovanni Apostolo. Quindi io continuo anche a fare un plauso e mi dispiace sentire dire questi discorsi, perché l'associazione San Giovanni, l'associazione del terzo settore, abbiamo la fortuna di averne una nel quartiere San Giovanni Apostolo, che in realtà forse credo che sia anche la più attiva all'interno di tutta la circoscrizione, perché non può che essere da collante tra il pubblico e l'istituzione. Quindi mi dispiace sentire questi discorsi, ancor più veramente se dobbiamo scendere dal punto di vista elezioni, se è candidata, cioè veramente mi avete dato una brutta giornata, credetemi, e io l'ho legittimato anche a pensarlo, ma l'avevo proprio dimenticato della sua candidatura. Prego consigliere Valenti. Sì, presidente, qua l'unico che si potrebbe lamentare politicamente
e sono io che ero candidato alla presidenza, quindi, ma neanche ne voglio discutere perché già sono passati 4 anni e ben vengano tutti coloro che si vogliono occupare del quartiere. Presidente, il mio è un altro, il nostro problema. Voglio precisare che ha da molto tempo che la scuola Vivaldi è chiusa per un guasto, non so che danno c'è ancora, non lo posso quantificare e non lo quantifico più, perché una volta che io mi ricordo la vecchia scuola per un buchino che c'era, poi è andato a finire allo sbando, significa abbandonare una scuola. E dico, perché non ci prendiamo carico anche noi di questa scuola, investiamo anche noi i nostri soldi per ripararla, e non so cosa bisogna fare, presente, questo non lo so. Dico, ma se c'è qualcosa da fare, perché non lo facciamo? Riprendiamoci pure questa scuola, presente, prima che è troppo tardi. Abbiamo fatto con i Peter Pan, abbiamo iniziato, iniziamo anche con i Vivaldi, presidente, perché le istituzioni sono ferme. Cioè, abbandonare una scuola del genere, i bambini sono messi, non so dove vanno, non so più cosa fanno. Dico, ma perché non lasciarla abbandonata, presidente? Il mio intervento era su questa, come abbiamo fatto su Peter Pan, facciamolo anche su Vivaldi, la scuola Vivaldi. Grazie, presidente. Grazie, consigliere Valente. La scuola Vivaldi ha un problema nel tetto e ripeto per l'ennesima volta, forse lei non era presente in queste sedute, al momento non c'è l'accordo quadro sulla manutenzione delle scuole, consigliere Valenti. E tra l'altro nell'ultimo piano triennale che è stato bocciato, oltre ai 10 punti del piano triennale delle opere pubbliche con 10 punti, ce n'erano due importanti, ce l'avevo detto, diciamo che è stato l'inizio della rottura, è stato anche l'inizio della rottura tra Italia Viva con i componenti della giunta e l'amministrazione Orlando, e sono stati bocciati questi due accordi quadri che sono la manutenzione strade e la manutenzione scuole, atto che io ho ritenuto e ho condannato seriamente, l'ho chiamato più volte, perché di politica non avevano niente, perché i bambini e le persone che comunque devono percorrere le strade cittadine piene di buche, quindi senza poterle, perché ad oggi non c'è questo accordo quadro, chiaramente verrà riproposto, e spero che un senso di responsabilità da parte di chi ha bocciato, quindi degli autori di questo, che ripeto di politica non ha niente, perché la manutenzione a scuola e l'asfalto non può essere mai ritenuto un fattore politico. Il problema è per questo che siamo fermi. Comunque domani, tra l'altro, io dico, al di là dell'accordo quadro, quando nei tanti incontri che abbiamo avuto con l'assessore Prestigiacomo e con l'assessore Marano, vabbè, anche Prestigiacomo, e il vice sindaco, chiaramente l'ho menzionato perché io ho detto, dobbiamo cercare al di là degli accordi di trovare qualche fondo per riparare il tetto della scuola Vivaldi e far entrare i ragazzi a scuola. Quindi già comunque l'abbiamo avviata, dico tecnicamente non è possibile perché non c'è l'accordo della manutenzione, però domani sarebbe un'altra occasione di ridargli uno slancio, di dargli nuovo l'input, visto che c'è la presenza del vice sindaco, consigliere Valenti. Sì, vabbè, presidente, dico, ma per quantificare che cosa ci vuole per questa scuola e comprarlo anche noi, loro devono mettere solamente la manutenzione che loro ci hanno. Ci autodassiamo noi per comprare il materiale. Non lo so, presidente, se dobbiamo aspettare. No, c'è un preventivo di spesa. Non lo so. C'è un preventivo di spesa di oltre 20.000 euro. 20.000 euro per un tetto, io nuovo, ci ho fatto una casa con 20.000 euro, presidente. Vabbè, che significa, consigliere Valenti? Lei ha finito, delle norme. Ma che piove un pezzo di... Dico, presidente, un pezzo di... Ecco, visto come... Cioè, una pesteria va a finire che poi diventa grande, presidente. Perché c'era una perdita... Ma lei no, consigliere Valenti, ma dico... Cioè, ma vado a ricordare che... Ma non stiamo parlando di casa sua, consigliere Valenti. Presidente, ma è come casa mia la scuola, presidente. Ma scusi, ma pure da me, io mi sono fatto i lavori a casa mia, ho comprato in economia tutte cose, mio padre mi ha dato una mano, ma lei vuole paragonare casa sua a un'istituzione, cioè dove deve entrare una ditta, dove deve fatturare, dove ci deve essere una lista col DUC presente? Ma di cosa stiamo parlando, consigliere? No, presidente, io non so di cosa dobbiamo parlare, ma se aspettiamo che loro si mettono d'accordo per votare una legge che poi ancora in qua si parla di perdere un altro anno, presidente, sicuramente. Domani ne parleremo con gli assessori di competenza che sono presenti. Così l'ascolta con le sue orecchie e vediamo se riusciamo. Ci concentriamo sulla scuola Vivaldi. Ci sono altri interventi? Non sappiamo che cosa fai, vengono. Una scuola abbandonata. Siamo a rigare. Va bene. Grazie. Grazie a lei, consigliere Valenti. Ci sono altri interventi? No, dottor Manfred, abbiamo verbali da trovare.
No, verbali non ce ne sono. Vabbè. Allora possiamo procedere con l'ordine del giorno. Daniele, hai possibilità di condividere gli allegati, i disegni della mozione 1? Daniela? Ma mi sentite? Io la sento. Io pure. Ah, ok. Quindi la considerata un bello, forse non c'è allora. Va bene, quindi la consigliera d'ombrello non c'è. Ho visto che è uscito anche il consigliere Susinno, dottor Manfred, quindi ora... No. La facciamo sul prelievo, la prelevamo il punto. Sì, certo. Esatto, così la facciamo sul prelievo. Signori, io chiedo scusa ma devo lasciare. Un buon fine settimana a tutti, buona giornata. Presidente, io pure, Presidente, io pure devo lasciare, perché ho Presidente, ecco pure io che già lo lasciamo. Nona Valenti. Signora Gabriella, arrivederci. E siamo alle ore 11. Buongiorno. Nona, non lo scriviamo che è uscito perché si è rovesciato, consigliere dottor Montre. No, non scriverò molte cose, giusto. Diciamo. No, infatti, sarebbe meglio. Alberto, io sto uscendo. Se potessimo anche non condividerla questa seduta sarebbe pure buono, diciamo, secondo me. Ma finché c'è una identità e non la condividiamo. E allora che facciamo? Approfittiamo del fatto che è uscito Nona per fare il cambio degli scrutatori e così vediamo che numero lo abbiamo. Comunque, questo studio in ogni caso Nona Connella. Non la sento bene, Presidente. Sostituiamo Nona con Connella, sente? Ah, sì. Allora, si sostituisce Nona con Cannella nel collegio scrutatore. Scusate, mi sono rientrata, mi era caduta la linea. Sì, per appello nominale. E allora sostituzione scrutatore, sostituzione Nona. E siamo alle 11:15. Maraventano assente. Taresu assente. Cannella favorevole. Di Muli favorevole. Nona assente. Pernice favorevole. Sino assente. Susinno Umbarello? No, abbandonato. Favorevole. Valenti assente. Susinno? Assente. 1, 2, 3, 4 presenti. Consiglio. Però che cosa che non mi convince, perché la Tumbarello non era scrutatore all'inizio, dottor Manfred. Cosa? La Tumbarello non è scrutatore all'inizio. No. Gli scrutatori erano Nona, Pernice e Susinno. Abbiamo sostituito Nona. Sì, anche perfetto. Allora, abbiamo sostituito Susinno con Tumbarello. Quindi Nona è stato sostituito con Cannella. Ora sostituiamo. Si sostituisce Susinno con Tumbarello. Per appello nominale. Sostituzione Susinno. Siamo alle 11:17.
Signori, io c'ho il telefono che mi dice sul riscaldamento eccessivo, non so se succederà tra poco. Assente, Aresu assente, Cannella? Favorevole. Di Muli? Favorevole. Nona assente, Pernice? Favorevole. Sino assente, Susinno assente, Tumbarello? Favorevole. Valenti assente, 1, 2, 3, 4 presenti, approvata all'unanimità. Perfetto. Allora propongo, avevo detto all'inizio la mozione numero 1, però merita un... Presidente, non la sentiamo. Sono solo io che non sento più niente o è un problema nemmeno di... Nemmeno io sento più nulla, nemmeno io. No, nemmeno io. Quindi è un problema del cellulare del vicepresidente. Si è svampato il presidente, il cellulare del presidente. Gli è esploso, mischino, il cellulare. C'era quel comico che diceva svampato. Uscito dalla seduta, può darsi che ora si ricollega, aspettiamo. Pure perché se non si ricollega non c'è più il numero legale. Pronto? Sì. Purtroppo c'è il dispositivo in surriscaldamento, quindi non mi sono surriscaldato solo io, ma anche il dispositivo. Allora mi ha chiuso l'applicazione, allora, è davanti al sistematore, speriamo che regge. Allora, le dicevo, la mozione numero 16 a firma mia, dottor Manfre, se non avete fatto altro nel frattempo. Prelievo, il presidente Immuni chiede prelievo, mozione numero 16. Sì. Favorevoli contrari? Sì, 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 il prelievo sì. Favorevoli contrari, presenti 4, approvato unanimità. Sentite troppo il rumore dell'aria condizionata? No, no. No, per okay. Niente. No, perché ho le cuffie, il telefono invece ha messo proprio nel bocca. Mettiamo un po' di fresco, ma rumore no. Ah vabbè, 18 gradi non è, niente di che. Ma io però sono scaldato, quindi va bene così. Se questa è la parte della politica che odio. Però anche basta, vicepresidente, anche no, basta. No, tra l'altro in più mi ha dato fastidio, lei non c'era, consigliere Tumbarello, l'uscita del consigliere non è uscito perché si stava rigettando, ha detto. Quindi mi lascia pure titubante sul fatto che evidentemente si sia rigettato, forse non siamo stati... fatto rigettare noi, forse prima ha fatto rigettare noi. Va bene, allora la mozione numero 16, dottor Manfre. Sì, la illustra. Sì, la illustra, non c'è bisogno neanche di condividere perché è semplice, credo che sia veramente di un'approvazione poco dubbiosa. È un percorso pedonale protetto sulla via Felix Mendelssohn, già a inizio di questa consigliatura, a febbraio del 2018, siamo riusciti a fare realizzare il percorso pedonale su via Brunetto, quindi nel punto appunto dove finisce la via Mendelssohn, inizia la via Brunetto, per far accedere i bambini e i genitori che vanno a lasciare i bambini, o i nonni, insomma chi per loro, nel plesso Mendelssohn, quindi sito in via Brunetto. Necessita ora né per forza, oramai è diventato indiscutibile, un percorso pedonale su via Felix Mendelssohn, su tutta la via Felix Mendelssohn, lato destro se veniamo da via Brunetto, lato sinistro se veniamo da via Vanvitelli. Perché dico un percorso pedonale?
non per la solita storia che costa meno rispetto alla realizzazione di un marciapiede, ma solo perché sappiamo che la via Mendelssohn non è altro che la copertura del canale di maltempo Celona. Sappiamo quello che stiamo attraversando al momento per via Alfonso Amarelli e via D'Antoni, ma comunque anche chi è fuori dalla circoscrizione lo sta attraversando per via Regione Siciliana, dove c'è il Lidl, quello grande, quello nuovo, per intenderci, perché è chiuso, interdetto al traffico, perché si sta provvedendo al rifacimento della copertura dello stesso canale Celona. Il prossimo sarà via D'Antoni e via Alfonso Amarelli. La via Mendelssohn non ha i problemi di staticità delle altre strade, ma secondo me è superfluo andare a pensare di fare un marciapiede e quindi comunque caricarlo di altro peso. Secondo me è necessario, è bastevole, ma anche per un problema di fattibilità e un fattore economico, su un percorso pedonale protetto. Per chiunque abbia dubbi, perché comunque sono stato sollevato da questi dubbi, dico ma me ne infischio, perché per me sì, ok, io stesso sono stato promotore di un'altra mozione che riguarda i posti aula, la mancanza dei posti aula nel quartiere Cruillas, però sicuramente dobbiamo capire cosa è più importante. Sicuramente la sicurezza stradale è sicuramente più importante, ancor più dei posti auto, però devo anche tranquillizzare, lo farò anche quando porterò avanti, che misurato da me personalmente e con l'ausilio di un tecnico amico mio, quindi con strumenti informatici, però quelli satellitari, io l'ho fatto sul posto, gliel'ho riportato e lui me l'ha confermato a livello satellitare, con le misure giuste delle automobili, su tutta la via Mendelssohn, quindi su tutta la via si perderebbero solo 8 posti auto, perché il percorso pedonale non eviterebbe di parcheggiare le auto, cambierebbe solo la disposizione attuale che è a lista di pesce da una sosta in modalità orizzontale, quindi parallela al muro di cinta, perpendicolare a questo percorso, per intenderci. Quindi parallela a questo percorso, quindi perderemo solo 8 posti auto, dico, ma era semplicemente non per convincervi a votarmi la mozione, perché era chiaro che anche in un'ipotesi in cui avessimo perso tutti i posti auto, sono sicuro che il percorso pedonale è la più importante dei posti auto per garantire bambini, mamme e nonni, di accompagnare in sicurezza i bambini. Ci sono interventi? Nessun intervento. Dottor Manfre, mi conferma che ha ricevuto ieri l'emozione da 1:30? Sì, ce l'ho. Sì, sto facendo le altre, ci vuole un poco di tempo perché devo inserire il protocollo, trasformare il file. Avere queste che... Quando verranno... No, ma dico, anche se avessimo approvato oggi la 38, che non c'era, entro oggi lei avrebbe avuto la 38, sì, sì. Come avevo detto nell'email ero stato chiaro, quindi lo ribadisco. Possiamo procedere. E allora, si pone in votazione... La mozione numero 16. Sì. Per appello nominale. Mozione 16. E siamo arrivate alle 11:26. Maraventano. Assente. Aresu. Assente. Cannella. Favorevole. I Muli. Favorevole. Nona. Assente. Pernice. Favorevole. Sino. Assente. Cusinno. Assente. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Assente. Presenti 4, approvato all'unanimità. Perfetto. Colleghi, io devo uscire, una buona giornata a tutti. Quindi ore 11:27 esce consigliere Pernice. Presenti 3. Costata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:27. Auguro. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona giornata a tutti e buon weekend. Di nuovo. Fine settimana, arrivederci a tutti. Arrivederci.
Arrivederci. La saluto, dottore Manfred, buona giornata. Buon weekend. Altrettanto.